Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi sto per spacchettare un qualcosa che penso mi cambierà la vita. Ho visto questo prodotto su TikTok e ho fatto... Non so se avete presente i video quelli di Hollifer, è una ragazza che seguo ma è strafamosa, poi ce ne sono tanti altri da prendere insomma come esempio. Con questi super zoom, con questi dettagli macro che la maggior parte delle volte vengono eseguiti da professionisti con obiettivi che costano tantissimo. Io stessa ho cercato e ho guardato su internet un modo per poter fare in modo economico quegli effetti per averli anche sui miei video. Ma mi innervosivo sempre tantissimo perché se non hai l'obiettivo dove vuoi andare? Il prodotto in questione dovrebbe essere un kit con all'interno un sacco di lenti da mettere sul vostro telefono, che sia Android o iPhone. Infatti vi lascio comunque il link del prodotto nell'info box, perché secondo me è una chicca da avere se si vogliono creare contenuti diversi, perché non c'è solo la lente macro. Oh mio Dio! Non c'è solo la lente macro, ma ci sono anche quelle grandangolari, poi c'è anche quella fish eye, c'è quella che fa l'effetto stella. Ok, tutto all'interno di questo mini kit. Qua dice che c'è un case con dentro tutte le lenti e le lenti con la clip. Apro. Non lo so, ho voluto farci un video perché secondo me è molto carino, non ne parla nessuno e io avrei voluto come sempre un video su qualcuno che spiega come fare quegli effetti fighi di Instagram. E secondo me questi accessori possono svoltarci la vita, dato che normalmente obiettivi macro costano tantissimo. L'ho aperto dal lato sbagliato. Wow, che carino! Come vedete qua dentro ci sono tutte le lenti, questa è uscita, e questa con la clip che qua sopra hanno messo la fish eye, adesso la cambierò. Vabbè, per provarla potrei iniziare. Oh mio Dio, mi vengono in mente un sacco di TikTok reel da fare. Per prima cosa vado a togliere la cover al telefono. Il mio è un iPhone 11 Pro Max, quindi nel caso vogliate avere dettagli della qualità, non lo so, comunque adesso registrerò lo schermo per farvi vedere qua in live come riprende. Dopo aver pulito la mia fotocamera vado ad appoggiare la mia lente. Ma dove la devo appoggiare? Cioè questa c'ha tre camere. Vado a svitare questo ciurlandino qua. No raga, non ho capito. Wow, no vabbè, ma di cosa stiamo parlando? No raga, no, io impazzita. No vabbè, ma io adoro, io sto immaginando un sacco di effetti con questo coso, cioè adoro. La qualità viene un po' messa in secondo piano, però crea un effetto molto molto carino al tutto, quindi wow. È molto più brutto, però, che con gli effetti manuali, che io faccio tutto con Final Cut, l'editing, non è che utilizzo cose, ed è molto difficile trovare degli effetti già fatti, quindi mi tocca fare tutto a mano, se non utilizzo l'utilizzo di qualche app dopo sul telefono, che però non ne posso abusare troppo perché vanno a rovinare la risoluzione poi del video, perché registrando in 4K ovviamente un 1080 va a scendere. Cosa succede? Che queste lenti secondo me sono la svolta se si vuole un qualcosa con soli 24 euro, un sacco di lenti per poter fare un sacco di effetti. Va bene, vado a chiudere la fish eye, molto carino il modo poi in cui si utilizzano. E tutta questa cosa in miniatura mi fa venire voglia di portarmele dietro. Cioè questa cosa io la posso tenere in borsa e fare cose in giro, cioè riprese ovunque, perché effettivamente non pesa una scatolina del genere. La macro la tengo per ultima perché è la mia preferita, quindi prendo la super wide. Mi raccomando, cercate di non mettere mani, dita, di tenerle sempre pulite nella parte soprattutto in cui la lente poggia sulla lente del telefono, perché essendo gradino più in basso di un altro livello, è un altro livello, per pulirlo poi è un casino, si sporcherebbe molto facilmente, quindi evitate di toccarlo con le mani. Qua poi appunto mettiamo questa. Siamo pronti? Che cosa ci aspetta? Io non tolgo mai il coprilente, sono talmente frettolosa nel vedere l'effetto che non tolgo mai il coprilente. Perché non si vede l'effetto? Ah ok, sì, c'è un'inquadratura leggermente più ampia, come utilizzare praticamente l'effetto... questo qui che abbiamo già nell'iPhone incorporato, però manuale, in modo manuale. Questa carina se non avete l'effetto dell'iPhone o comunque del vostro telefono che fa già quell'effetto wide angle, quindi CPL Filter Lens. Sono troppo gasata, però spero che non mi deludano le altre lenti, perché onestamente siamo pronti per provare la prossima e non cambia assolutamente niente. Non riesco a... probabilmente... non lo so. Oh mio Dio!
No, vabbè! Questa si chiama ignoranza. Ho appena capito a cosa serve questa lente. Avevo anche visto dei video su questa lente, che tra l'altro mi interessava tantissimo. Questa lente ha la capacità, con questa parte che abbiamo qua, la ghiera che va girata, quella che di solito usiamo anche per mettere a fuoco, se voi la girate, filtra la luce e il riflesso praticamente. Senza lente si vede il riflesso sul tavolo. Noi praticamente annulliamo i riflessi della luce. Ciò vuol dire che se noi riprendiamo l'acqua, non vedremo la luce riflessa, ma vedremo sotto l'acqua. E questa cosa la dovrò provare fuori. Leviga tantissimo lo sfondo. Secondo me è molto carino da utilizzare anche per i look, per togliere appunto i riflessi della luce. Molto bello anche questo, stra approvato. Questa è la ND32. Siete pronti? Vi faccio come sempre vedere il prima e il dopo. Questo è il prima, questo è il dopo, e voi direte: amica, ma che cosa è cambiato? Ha filtrato anche qua la luce. Non so bene l'effetto che ha questa lente, rende l'immagine molto più fredda, però questo sfarfallio che si vede non mi piace molto, quindi devo provare all'esterno per vedere se è un problema di luci. Lo scopriremo solo vivendo, nel senso, io questo acquisto l'ho fatto per la lente macro, diciamocelo. Mi piacciono molto le altre, grazie, mi avete fatto risparmiare dindini, però io sono qui soltanto per la macro. Gloria aver buttato i suoi soldi o no? Sarà maschio o femmina? 10, 9, 8, okay. Questo è il prima e questo è il dopo. Oh mio! Oh my god! Voglio provare subito con la palette di Huda Beauty. Sì, sono proprio... Sì. Sì. Cioè, ma voi avete idea? Voi non ne avete idea? No, voi non avete idea. Oh mio Dio! No, raga, no, di cosa stiamo parlando? No, cioè, non avete capito. Voi non avete capito, ragazzi. Emette la messa a fuoco automatica. Il mio dito fa schifo, però... Raga, cioè si vedono le mie impronte digitali? Si vedono le mie... Voi avete visto le mie... Oh mio Dio, ora... Proverò una cosa. Oh mio Dio, che voglio vedermi l'iride, cioè... No, non hai capito. Oh my god. Wow. Cioè, ma scusa? Proviamo a girarla. Cosa succederebbe se noi girassimo la fotocamera? Ovviamente qua viene... cioè, si... No, abbiamo provato lo star filter, non l'abbiamo provato. Raga, no. Proviamo a fare questa cosa con il ciuccicalabbra. Siamo parecchio contro luce e l'effetto non si può vedere, però secondo me... E adesso proviamo l'ultima lente, la star filter, quella che dovrebbe fare tutto l'effetto a stella. Togliamo il coperchio, questo è molto difficile da togliere. Questa invece ha tutta una griglia sulla lente che va proprio a simulare, a catturare la luce in modo geometrico, diciamo, per ricreare l'effetto stella. Siamo pronti, amici, a provare anche questa? Oh, la 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 la, oh ah, oh ah, let me shine across the sky. Questa è la lente, secondo me, perfetta se si vuole andare a fare un look dreamy. E ovviamente, non so, it's not bad, but con il flash acceso l'effetto è completamente rinnovato. Io provo a muovere per creare più stelle. Ovviamente non sto vedendo niente, sto vedendo lo schermino da uno schermino, quindi non mi rendo conto se sono a fuoco, se mi sto muovendo bene, non so niente. Non ho ancora ben capito se mi piace o no. Vedete che fa questo effettino carino? Non è male, molto dreamy. Come prima considerazione non sono per niente male. Non male, è una chicca da avere. Ma raga, ma cioè veramente ancora ne stiamo parlando? Onestamente, io ho pagato meno di 30 euro. Era in offerta, ma normalmente costa sui 30 euro. Cioè, secondo me merita tantissimo questo pacchettino. Sono molto soddisfatta dell'acquisto. Niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici malati di fotografia. Il link di questo prodotto, come vi ho detto prima, ve lo metto nell'info box. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!